Le persone giocano, giocano uomini e donne di qualsiasi età ed estrazione sociale. Nel 2017, tra videolottery, slot, bingo, gratta e vinci, scommesse sportive, lotto e super enalotto, un cittadino della provincia di Sondrio ha speso 460 euro, molto più della media nazionale, pari a 345 euro. Un dato inquietante che conferma quanto sia alta la febbre del gioco nel nostro territorio. È molto leggero all'inizio, sono pochi quelli che descrivono un impulso immediato e una incapacità di controllo. Purtroppo le persone prima o poi vincono, vincono delle importanti cifre e da lì inizia ad attuarsi una cosa che sembra molto semplice, ma in realtà è una distorsione cognitiva molto molto importante, è quella che noi definiamo pensiero errone, quello di pensare di poter prevedere la vincita. La vincita è dovuta al caso e non è quindi prevedibile. Il giocatore arriva a pensare invece di poter gestire in qualche modo la vincita. L'ultimo, direi, il pensiero erroneo più potente è quello del recupero della perdita, che è quello che mette, che conclama definitivamente il giocatore nella dipendenza vera e propria. Quali effetti ha il gioco d'azzardo patologico? Il gioco d'azzardo patologico ha degli effetti veramente devastanti sia sul giocatore che sulla famiglia. I giocatori e le famiglie arrivano a non poter soddisfare bisogni primari, pensiamo a bollette, pensiamo alla spesa che tutti noi facciamo. Il gioco d'azzardo patologico è all'origine anche di separazioni, gesti disperati. Assolutamente sì, nel senso spesso assistiamo a dei momenti dove la conflittualità familiare evolve poi in una separazione, oppure una sofferenza che è spesso accompagnata anche a intenzioni o idee suicidarie, sì. Ho Quanto si arriva a perdere al gioco d'azzardo? visto anche perdite fino a molte centinaia di migliaia di euro. Nel 2017, secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la provincia di Sondrio si è collocata al quinto posto in Italia per la più alta spesa pro capite nel gioco d'azzardo, seconda in Lombardia dopo Como. Caso in cui le persone stesse che giocano, oppure le persone a loro vicine e significative, vedono che stanno perdendo un po' il controllo della situazione, le invito a rivolgersi ai servizi territoriali per le dipendenze, che in ogni distretto accolgono le persone. Si guarisce dal gioco d'azzardo patologico? Assolutamente le persone possono riuscire. Noi definiamo il gioco d'azzardo patologico laddove non è affiancata ad altre dipendenze, è molto meno difficile da sconfiggere per le persone.